Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Ne ho combinata un'altra delle mie premessa. Allora, no, vabbè, cioè ridevo da sola quando sono uscita dal supermercato in macchina perché proprio quando mi sono resa conto di aver fatto una di quelle mie brutte figure epiche. Vado alla cassa, mi fa il conto il ragazzo che tra l'altro è un ragazzo che lavora all'Eurospin, è di una dolcezza e di un'educazione meravigliose. E mi dice il totale e mi fa, cioè perlomeno aspettate, io sento che mi dice 60,36 euro. Allora io prendo dal mio portamonete, prendo un pezzo da 50 euro e un pezzo da 20 euro, quindi 70 euro e glieli do. Glieli do e questo praticamente mi guarda, io lo guardo e dico: ma che vuole sto qua? Lo guardo, prende e mi fa: ce li hai 36 centesimi? Non lo so, gli dico io. E questo mi guarda e dico: se vuoi ci guardo. Ho detto: ma forse non mi vuole riempire a monete, perché comunque 60,36 euro te ne do 70, non mi vuoi dare quasi 5 euro di monete di resto e quindi mi chiedi se ho i 36 centesimi. Allora io prendo, riapro il suo portamonete e vado a cercare i 36 centesimi che però non ho. Allora io gli dico: non ce li ho i 36 centesimi, però se vuoi ti do un euro. Cioè, cosa devo fare? Gli do un euro. Poi ho detto: ma questo però è fuori, ma perché? Perché poi non c'entrava niente rispetto al mio ragionamento l'euro. Allora prende lui e mi fa: sì, l'euro va benissimo. Ho detto: ma sto qua è proprio fuori oggi. Basta, allora. È il momento del resto, io gli do 6 euro, lui mi torna il resto e mi torna delle monetine, diciamo quelli che mancavano per arrivare all'euro, ok? Quindi quasi 1 euro di resto. Quando mi torno quasi 1 euro di resto, ho detto io: Barbie, vuoi vedere che hai capito male e non pagavi 60,36 euro? Infatti io ho capito male. Vado a vedere subito lì davanti alla cassa il totale della spesa e sono in realtà 70,36 euro. Quindi io gli avevo dato 70 euro e ho fatto la parte di quella che non gli voleva dare i centesimi, i 36 centesimi, perché gli ho detto: non lo so se ce l'ho. Mi guardavo, ho detto: ora se vuoi ci guardo, cioè, se proprio li vuoi. No, guardate, credetemi, cioè quando ho visto 70,36 euro ho detto: no, ne ho combinato un'altra delle mie. Mi aveva preso per fuori di testa. Dice: ma sta qua è fuori di testa, non vuole pagare 36 centesimi. Basta, chiusa premessa, iniziamo subito con la spesa. Allora, oggi io sto girando un blog. Siccome che vi ho portato con me all'Eurospin, vi ho chiesto in quel momento se volevate che io girassi la spesa, però poi ho ragionato: ma quando andrà in onda il vlog, io sicuramente non ho poi tutto a disposizione, non mi viene bene a girare il video spesa. Quindi ho pensato di chiedervelo su Instagram. La maggior parte delle persone mi hanno risposto di sì, ed ecco, appena sono arrivata a casa mi sono messa qua per terra a girarvi il video. L'unica cosa che appena sono arrivata, sono andata subito di là a mettere la roba dei surgelati del surgelato e quindi poi dovrò stoppare il video per andare a prendere i surgelati. Quindi, infatti, dato che adesso siamo a tema, se avete voglia, seguitemi anche su Instagram che lì vi chiedo tante cose e faccio anche storie quotidiane. Mi trovate come Barbie Mare YouTube, tutto in minuscolo, tutto attaccato, e Barbie con la Y come qui su YouTube. Partiamo subito a poche cose con l'offerta e tante cose senza offerta, ma comunque a prezzi bassi, perché l'Eurospin vende a prezzi bassi. Perché tutto ciò? Di solito io seguo le offerte, ma questa volta non lo seguite perché da adesso inizierò a prendere un regime alimentare sano e quindi mi sono dedicata ad acquistare cibi sani, anche se sono certa che qualcuno di voi si renderà conto che non ho comprato tutto sano. Però io non sono né dietista né dietologa, niente di niente, non sono una dottoressa e quindi sicuramente qualcosa l'avrò sbagliata. Però per quanto mi riguarda, devo cercare di seguire delle cose, di mangiare dei cibi sani. Infatti, durante il vlog mi avete sicuramente visto mangiare delle cose che non vanno bene, proprio perché non ho un programma e non ho stabilito un programma da seguire. Ho parlato troppo, sicuramente, scusatemi e partiamo subito. E voilà! E
abbiamo questa insalata mista, 350 grammi di insalata mista. Premetto che questa spesa mi durerà per ben una settimana, quindi ho tutta la settimana programmata di una dieta sana. Dieta non mi farà dimagrire, però almeno mi farà mangiare sano e sicuramente non mi farà ingrassare, perché io sto bene così. Fettine scelte di vitello le ho pagate a 16,99 euro al chilo, eccole qua, 4,04 euro. Poi ho preso fesa di tacchino a fette a 6,99 euro al chilo, 4,87 euro di fette belle spesse pure. Un'altra bustina di insalata, questa volta la rucola, 99 centesimi, un pacchetto molto più piccolo rispetto a questo perché qua abbiamo solo 80 grammi, ma per una settimana mi va bene. Tra l'altro ci sono pure due ricettine meravigliose che farò con alcuni di questi ingredienti che ho acquistato. Ricettine ottime, veloci e sane. Poi pomodorini piccadilli a grappolo, eccole qua, io però purtroppo i prezzi non me li ricordo, però no, quello che mi ricordo ve lo dico. Allora, 1,49 euro, questi 99 ve l'ho detto, questo 4,87 è prezzato, questo 4,04 è prezzato, questi... Si era bloccata l'immagine della fotocamera, del telefono, non so come mai, comunque l'importante è che si è risolto e che mi ha registrato il video. Allora, da 1,49 a 1,99 non ricordo esattamente. Poi ho preso a 2 euro mi sembra al chilo l'ananas, ottimo l'ananas. Poi queste erano in offerta a 79 centesimi forse, sono delle olive verdi di Spagna denocciolate, 150 grammi. Poi, tra l'altro, tante di voi sicuro saranno contente che vi sto mostrando appunto la spesa di Eurospin, perché alcune di voi mi avevano proprio chiesto tramite i commenti: Barbie, ritorni all'Eurospin a fare la spesa come facevi una volta. Eccomi qui. Allora, mini filetti di pollo a 8,99 euro al chilo, 2,77 euro. Poi qui fettine sottili di bovino adulto a 16,99 euro, 3,69 euro. Poi abbiamo il parmigiano reggiano, ma non mi ricordo quanto, 100 grammi, e non me li ricordo. Bresaola punta d'anca, anche questa, non lo so, 80 grammi. Poi insalata di polpo, buona questa qua, buona. Quanto? Non lo so, 145 grammi, e la ricotta che era in super offerta a 79 centesimi, 250 grammi. Questo era il sacchetto della roba del frigo, tranne l'ananas ovviamente, vabbè. Quindi ora vado con quest'altro super sacchettone, che è quello più pesantissimo. E allora iniziamo subito, frutta secca, sempre tra 1,52 euro, e però ne ho presi due, l'altra prima o poi comparirà. Poi il detergente intimo, che non c'entra assolutamente con ovviamente il regime alimentare che dovrò seguire, ma comunque costa 79 centesimi ed è buono. Igiene intimo, c'è questo alla camomilla delicato e poi c'è la versione lenitiva, forse all'aloe, non lo so, comunque quella lenitiva. Poi clementine, eccole qua. Poi c'ho qua la dieta, eccola qui, voilà, questo era il fascio più piccolo. E poi ho preso un finocchio, poi la salsa di soia che è 100% vegetale, l'ho pagata poco comunque. Poi le mandorle sgusciate, poi ho preso anche i filetti di acciughe, c'erano quelle normali e poi queste qua con l'aggiunta di peperoncino, queste erano in offerta, ho scelto queste. Poi ecco il secondo pacchettino di frutta secca mista, ho voluto comprare per provare aroma forte, è venuto pochissimo, 79 centesimi era in offerta il caffè per la moca. E tra l'altro, per chi ha visto il vlog in cui sono andata alla Lidl a fare la spesa, avevo acquistato a 1,35 euro il caffè che vendono loro.
macinato per la moca. La mia amica aveva detto che non era buono per niente, invece mi dispiace, cara amica mia, che ti devo contraddire, ma te l'ho già detto di persona, a me quel caffè è piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete provato o comunque continuate a berlo, ad usarlo. Il caffè a 1,35 euro, quello del Lidl che c'è scritto crema. Fatemelo sapere se lo conoscete, se vi piace, se l'avete provato e non vi è piaciuto, oppure se avete voglia di acquistarlo. Io, riguardo i miei gusti, vi suggerisco di provarlo perché non è niente male. Vedremo questo, anche se questo non tanto mi convince, però magari mi posso sbagliare. Vi dirò anche su questo il mio parere. Voi l'avete provato? Fatemelo sapere qui sotto, mi raccomando. Poi pere, 1, 2 e 3, poi doppio concentrato di pomodoro, me ne serve pochissimo per una ricetta squisita, però ovviamente una confezione più piccola di questa non esiste. Sedano, 3 noci, poi zucchine, poi ci abbiamo i cetrioli. Una bella insalata di cetrioli e di carote, magari pure. Meraviglia delle meraviglie. Tra l'altro, voglio fare anche il centrifugato di carote, di verdura e frutta. Poi pensavo non ce l'avesse l'Eurospin, invece mi ha stupita positivamente perché ce l'ha a 99 centesimi un litro di succo di frutta melagrana. Sono curiosa però di sapere quanta percentuale di frutta c'è in questo brick. Ah vabbè, poca. Frutta 25% minimo. Però vi dico, mi ha stupito perché pensavo non ce l'avesse. Poi, ecco. E lo sapete se avete visto il vlog, avevo bisogno, quindi cercavo una tisana drenante. Ma ahimè, niente, niente di niente, l'Eurospin non la vende. Aveva tre tipi di tisane. Ne ho presa una di queste tre, che è la tisana quindi la digestiva, ma non sono tanto contenta perché io non volevo prendere questa. Se qualcuna di voi frequenta l'MD, per esempio, oppure INSE, mi può far sapere se in altri discount vendono la tisana drenante? Perché quelle di marca che si trovano alla Coop, come per esempio anche alla Conad, le conosco. Però per risparmiare, mi sapete indicare qualche discount che abbia la tisana drenante? Grazie, così almeno vado in missione e me la prendo da un'altra parte. Però per non rimanere senza, ne ho altre tisane, c'era la cioccolata, la frutta secca, ce n'ho tantissime, però drenante non ce l'ho. Ho il tè verde, però io volevo la tisana drenante, due mele. Ah, poi volevo il prezzemolo e non l'ho trovato né fresco né tantomeno così secco, niente. Ho preso i peperoncini e li ho voluti prendere però essiccati interi e non macinati. Questi, poi arancio, limone, mi è scappata una pera. Tanto adesso me li sistemo come si dice, nel contenitorino. Ecco qua, mi sono cadute tutte. E vai, le castagne e mi sono cadute tutte qua dentro. Eccole qua. Bene. Piovono castagne, non più polpette. E basta. Quindi adesso stoppo un attimo il telefono, vi prendo la roba dei surgelati e ve la mostro. Anche quella. Che buone cose che ho preso surgelate, però prima mentre andavo a prenderle mi sono accorta che non vi ho mostrato questo boccione da 3 litri di detersivo per i piatti. C'erano anche le confezioni quelli trasparenti, le bottiglie quelle trasparenti con meno detersivo, ma io ho pensato mi prendo questi 3 litri di detergente per i piatti e così me lo dimentico e per un bel po' non lo acquisto. Chiusa parentesi del detersivo, broccoli a rosette, queste qui ce n'è ben 600 grammi, un ottimo freschissimo e congelatissimo filetto di merluzzo atlantico, ben 1 kg, vongole, eccole qua, ce n'è 200 grammi, 100 grammi sgocciolate, poi abbiamo gli spinaci porzionati, quindi a cubettini.
Contorno grigliato 450 grammi di spinaci, sono 600 come i broccoli, e 16 verdure, minestrone da 600 grammi. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e in più lasciatemi un bel like per supportarmi. Mi raccomando, bacio grande a voi, aspetto i vostri commentini, anche se non avete niente da dirmi, mi basta solo un cuoricino o un bacetto, che io, come sapete, ve lo ricambio. Ciao a tutti, vi do appuntamento al prossimo video prestissimo, mi raccomando, non mancate e soprattutto grazie di tutto. Ciao, a presto, grazie.